piaciuta molto questa esperienza e ho fatto questo disegno per la mia il mio, non so come spiegarvi, che è una cosa fantastica stare qua. Coding Urban Art, perché stiamo realizzando dei personaggi dapprima su carta e poi verranno proiettati su dei muri della scuola, quindi proprio come se fosse un lavoro di arte urbana. E per mettere insieme un po' i bambini piccoli con quelli un po' più grandi abbiamo iniziato passo passo, quindi prima da un disegno a mano libera e poi il disegno a mano libera lo abbiamo portato nella cosiddetta tecnica di pixel art su quadretti, che aiuta i bambini a capire il concetto di pixel che sta dentro il computer. Tutto bellissimo. Poi ho un carattere molto gentile e diciamo mi sento un abaco nella mia vita. Eccoci qui al laboratorio di chitarra del progetto LIS, che vede capofila ANOLF sul finanziamento della Fondazione Con il Sud. Il laboratorio si articola in due classi, quella dei bambini che hanno dai 6 ai 7 anni, quindi prima e seconda elementare, e gli altri invece terza, quarta e quinta elementare. Stiamo iniziando dalle note musicali, riconoscendole prima sul pianoforte per poi spostarci sulla chitarra. Abbiamo sottolineato come le note siano sempre chiaramente le stesse, ma su strumenti diversi per riprodurle abbiamo delle tecniche diverse, quindi ci troviamo in questa fase. Con quelli più grandicelli abbiamo anche visto come si accorda la chitarra e abbiamo iniziato a fare anche i primi esercizi per imparare ad articolare al meglio le dita. Questo corso sia fantastico, abbiamo provato emozioni forti, abbiamo fatto nuove amicizie e la maestra Sandra ci ha fatto imparare tante cose. Grazie Evelina. E tu? Io
penso che questo corso si deve continuare. Io penso che da questo corso usciamo anche con delle cose che non abbiamo imparato a scuola, tipo io, che c'è tantissime cose che non ho studiato a scuola, le ho studiate qua, e penso che questo corso dovrebbe continuare perché mi sono trovata bene, ho fatto anche nuove amicizie. Sono contenta. Sì. Saba, e tu vuoi dire qualcosina? No. Va bene, ragazzi. Che dire, avete altro da aggiungere su questo corso? No, è magnifico. Svolto la mia tesi di laurea magistrale sul progetto LIS a Lecce. L'argomento che ho voluto indagare nella mia ricerca ha riguardato l'integrazione scolastica dei minori di origine straniera e per questo ho deciso di fare ricerca sul progetto LIS. Il mio obiettivo era quello di arrivare a una conclusione che portasse il progetto LIS ad identificarsi come un esempio di educazione interculturale nella città di Lecce. E così è stato perché secondo me il fatto di coinvolgere nelle attività non solo minori stranieri ma anche italiani ha portato i suoi frutti.